Buonasera, io direi che possiamo iniziare. Innanzitutto vi ringrazio, tutti voi e tutti voi per la presenza. Mi sentite? Sì. E poi ringrazio Filippo che ancora una volta ci accompagna la sua bellissima libreria. Io sono, se non mi conoscesse, sono Teresa Lucente e ho il piacere di aprire questa serata per conto del Centro Maraleoni, che ha promosso questa presentazione. Il Centro Culturale delle Donne Maraleoni è un centro che è stato istituito a Siena ormai quasi 40 anni fa da alcune indomite donne della città. È un centro che tra le sue finalità, forse la sua finalità prioritaria, è quello di diffondere e promuovere la cultura delle donne. Non a caso noi abbiamo all'interno del nostro centro una bellissima biblioteca che vi invito a conoscere, a venire a frequentare, perché, non solo perché è l'unica biblioteca di genere della provincia di Siena, ma perché effettivamente tra i suoi volumi, soprattutto nella sezione della saggistica, conserva alcuni testi, alcuni libri che sono ormai introvabili. E così anche le riviste storiche dei movimenti delle donne, che non sono più pubblicate ormai, ma di cui noi conserviamo un archivio pressoché completo. Questa sera abbiamo voluto promuovere, davvero con piacere, la presentazione di questo bellissimo romanzo, di questo noir di Simona Merlo, che si intitola 61 chiodi, mistero e morte in Toscana. Innanzitutto perché è un libro che merita, è un libro bello, ben scritto e soprattutto un libro intrigante. Questo ora ne parleremo dopo e capirete meglio di che cosa si tratta. E poi anche perché, per questo è particolarmente un piacere anche per me aprire questa serata, perché Simona è un'amica e una socia del nostro centro. Simona Merlo è una giovane donna siciliana che ha pubblicato, oltre a 61 chiodi, sempre con l'editore Betti, una guida molto particolare della città di Siena. Ed è una guida, si intitola Attraversando Siena, è una guida interattiva, ed è una guida che per la sua particolarità consiglierei anche a chi Siena la conosce molto molto bene. Simona, oltre a queste pubblicazioni, ha partecipato a diversi concorsi letterari, ha vinto dei concorsi letterari e vanta delle pubblicazioni sia di raccolte di racconti che di poesie che sono reperibili online. A presentare questo libro abbiamo voluto questa sera due amiche. Qui accanto a me c'è Elena Casi, che è una nota giornalista della città che conoscete molto bene, non ha bisogno certamente di presentazioni. Vorrei solo, a proposito di Elena, dire soltanto una cosa che secondo me è importante far conoscere, far sapere. Elena da qualche tempo ha lanciato una campagna di civiltà in questa città contro le barriere architettoniche che purtroppo in questa bellissima Siena sono veramente troppe. Elena è anche, tra le altre cose, una blogger, per cui potete seguire se avete voglia e se avete interesse, spero proprio di sì, questa sua battaglia sul suo blog che si chiama Casi Quotidiani. Dall'altra parte abbiamo Valentina Zirilli, che è un po' la padrona di casa qui e che ha un compito molto, molto specioso, secondo me, perché qui è rappresentanza di quell'elemento che per le autrici e per gli autori è l'elemento fondamentale, e cioè il pubblico di lettrici e di lettori. Valentina è una lettrice appassionata, ha letto e amato il romanzo di Simona e sono sicura che riuscirà con il suo racconto a farlo male anche a chi non lo conosce. Io con questo direi che credo di aver detto tutto per ora. Vi chiedo, come sempre, come ormai la nostra, insomma, come consuetudine per noi, prima di lasciare la parola a questo bel terzetto, di volerci dedicare qualche minuto di silenzio per ascoltare alcuni brani di questo bellissimo romanzo che verranno letti a memoria dalle persone di Libro di Siena dell'Associazione Donne di Carta. Io vi ringrazio ancora per essere qui e buona serata a tutti.
Noi siamo 61 chiodi, mistero e morte in Toscana, di Simona Merlo. Era ben lieto di essere da solo in casa. Aveva bisogno di respirare l'intero appartamento. Chiuse a chiave l'ingresso, fece un primo giro per lo stativo, infine si mise a sedere a terra, di fronte alla stanza incriminata, e aspettò. Non aveva chiaro cosa o chi, ma sentiva che doveva fermarsi proprio in quel punto e semplicemente aspettare. Senza alcun preavviso, un vento fortissimo iniziò a fischiare, trasportando suoni indecifrabili, urla, lamenti, foglie, paure. In meno di 5 minuti la corrente andò via, mentre un lampo rischiarava tutto il quartiere. Tra i boati dei tuoni e gli allarmi impazziti, udì un rumore, provenire forse dalla stanza del bricolage. Sembrava che qualcosa di piccolo e metallico fosse caduto da qualche parte per terra. Tornarono la luce ed i ragazzi. Anna, col cuore in gola per uno strano presentimento, corse nella sua stanza. Entrata si mise ad urlare. Quadri, foto, cornici più o meno pesanti, tutto ciò che era appeso al muro veniva retto dal nulla, non un chiodo, né alla parete né a terra. Nella testa ho un labirinto, non ho davvero più voglia di trovare una via di fuga. Quanta fatica! E poi per cosa? Se penso quanti chilometri ho percorso, guardare sempre avanti, verso quale meta? Negare a me stesso l'altra parte di me per dimostrare ciò che sono, cosa sono? Mente, cuore, corpo, pensieri, i miei succhi adesso. Odio sentirmi di nuovo così, odio aver bisogno dei ricordi. A cosa mi servono poi? A confermare la codardia di uno stupido. Ricordo ogni linea, difetto, odore. Lei che ho ferito, lei che ho amato, l'altra lei che ho tradito. Ricordo ad uno i corpi che mi hanno accolto. Tremenda questa necessità di punirmi. Adesso ciò che merito, castigo a tratti eccessivo, non ti pare? Un lungo silenzio, poi un sospiro. Federico chiuse gli occhi e descrisse d'un fiato ciò che vide. La nostra casa ha una strana forma, sembra un ferro di cavallo. Su una delle due lunghe ali parallele, unite al centro dall'ingresso, si trova il ripostiglio, ribattezzato la stanza dei chiodi e delle chiavi, perché appena trasferito ne ho trovate appese per l'appunto 61. La cosa sembra unicamente insolita. Chissà chi e perché le aveva messe al muro, se non fossero sparite proprio il giorno della morte della povera Anna. È strano come il significato di una frase diventi netto improvvisamente. Ascolti le parole, le riordini in testa mentre le leggi una dietro l'altra. Non comprendi il messaggio, ma non le vivi ancora. Non senti il peso di ogni singola lettera sulle spalle. Non avverti la forza con cui ti strappa la pelle per farla diventare dimora. Così Anna spesso diceva: il sentimento della solitudine è come un pugno nello stomaco. Federico, adesso, riusciva a immaginarlo quel pugno. Vedeva la sofferenza quotidiana nei racconti di Anna, che da oggi erano anche suoi. Adesso sa cosa vuol dire
sentirsi smarrito. La morte dell'amica gli ha lasciato un'eredità di dubbi, con un'unica certezza, che è soltanto soli. L'Arno sa essere un buon ascoltatore, il migliore. Non gli importa di chi si ferma ad osservarlo, a specchiarsi o a parlare ad alta voce. La sua indifferenza è ciò che serve a Federico per mettere ordine nella sua testa. Invoca il ponte di San Nicolò, si ferma a metà, sospira. Guarda per un attimo Ponte Vecchio, poi fissa una luce rossa, lontana e inafferrabile come l'essenza della sua città. Ma certo, riflette tra sé, come ho fatto a non vedere? Ingoia i suoi pensieri, li divora ad uno ad uno, aspettando che cali la sera. Vorrebbe essere coperto dal manto stellato e sparire e cancellare gli errori commessi, il ricordo di parole non dette, l'odore della sua pelle. Odia se stesso, odia l'accanirsi della vita e la sua impotenza di fronte all'amore. Sente un veleno dentro, una goccia che dopo aver penetrato la pelle sale lentamente lungo tutto il corpo, senza tregua. Urla, si sprona, urla, idiota. Urla il dolore per Anna, per Gianni e per te, stupido uomo tradito. Risero di gusto, come non facevano da tempo. Lo sguardo di Gianni, rivolto verso il mare, era sereno. Per la prima volta in tanti anni non desiderava l'abisso ma l'orizzonte. Federico avrebbe voluto fargli mille domande, sapere se riusciva a sentire ancora la presenza di Anna, se aveva paura della morte, se aveva trovato una risposta alle scelte di Stefania o a quelle di Nassito. Avrebbe voluto chiedergli come si fa a convivere con se stessi senza provare rabbia per non aver capito, o come si affronta una malattia che ti divora ogni giorno senza cedere alla disperazione. Una brezza leggera gli accarezzava il viso, respirò a fondo e allontanò dalla mente le chiavi, i chiodi, la casa, le bugie, la paura, l'odio. Una sola immagine, con un quadro che non ci si stanca mai di guardare, era ancora lì, sospesa nella sua mente. Grazie. Sentirle così sono poi. Partiamo. Cominciamo qui. Hanno avuto un bel. No, è bello l'impatto. Bisogna pensare a un audiolibro, magari lo facciamo insieme a loro. Comunque, grazie a tutti per essere qua. Ovviamente, io volevo chiedere a Simona, innanzitutto, io ho letto tanti tuoi scritti, tutti sull'amore, sulla gioia di vivere, come sei arrivata a un noir, soprattutto ambientato a Firenze e comunque anche tra le campagne toscane. Innanzitutto perché il territorio ispira questo, diciamo, sia Firenze che Siena, una parte nera che emerge facilmente, basta osservare un po' più con più attenzione. E quindi vivere, ho vissuto sia a Firenze che studiando a Siena, e questo mi ha permesso di fare sia un paragone. Sia un paragone tra le città, adesso va bene, che è ovviamente guardare, osservare le luci delle rispettive città. E questo mi ha dato un po' la base del romanzo. E poi perché è una scommessa, volevo provare a fare una cosa diversa da quelle che avevo scritto finora e ho scelto il noir.
piego alla porta diversa che poi in realtà è prontissimo. No, io intanto vabbè, vi ringrazio e spero che abbiate un po' di tenerezza nei miei confronti, perché io ne ho, perché è la prima volta che mi trovo in questo ruolo, quindi sono anche emozionata. Diciamo che sono una lettrice veramente appassionata e anche molto severa, devo dire. Quando ho letto questo libro era un giorno di luce incredibile, ho iniziato a leggerlo in spiaggia, un po', devo dire, no, pensando, vabbè, questo è un libro che ha scritto un'amica, lo leggo con affetto. L'affetto è svanito praticamente subito e ogni tanto dovevo andare a vedere la copertina per ricordarmi che l'aveva scritto lei, perché... Ecco, sono stata proprio coinvolta dalla lettura. Sicuramente... Diciamo che la cifra stilistica, queste frasi corte, il dono della sintesi che non perde mai però la capacità evocativa, ti tiene proprio appesa alla lettura. E poi sì, anche il contenuto, ma io devo dire che proprio è la scrittura che è veramente, veramente efficace, bella, talmente bella che ogni tanto devo dire, ma l'ha scritto una mia amica? Cioè, conosco una persona che scrive veramente bene e questa cosa mi faceva molto piacere. Sul genere, proprio tu dicevi, no, come mai hai voluto scrivere un noir? Allora, io l'ho capito alla fine, perché è un libro che secondo me sfugge alle definizioni, certo. Perlomeno per come sono abituata io a... Bellissimo. Sfugge. Quindi ti chiedo, ma questo essere così difficilmente classificabile è una cosa che hai voluto o ti è venuta così? Faccio il film dire che l'ho voluta, no? No. Allora, in parte, pensate quando vi ho dato il libro, leggilo, già ho la lacrima, perché ho detto, sicuramente mi distruggerà. Quindi mi fa piacere, ovviamente, non soltanto le tue parole, anche quelle di Elena, quelle di Teresa e di tutte voi. No, vabbè, la domanda è un mix, la risposta alla tua domanda è un mix, perché in parte, quando scrivo, ho in mente quello che devo dire e come devo dirlo, ma chiaramente non mi piace la schematizzazione, una cosa che viene a posteriori quasi sempre, non la fa quasi mai l'autore, alla fine l'autrice. È difficile, tu inizi a scrivere, hai l'idea di quello che vuoi trasmettere a livello di sentimenti, di emozioni, credo che tutte le forme artistiche siano un po' così. Poi è chiaro che la definizione di quello che può, a volte hanno chiamato giallo, considerare la parte nera dei protagonisti, altre volte hanno detto noir, altre volte come dici tu fuori del genere, però non è una schematizzazione a priori che faccio, ecco, è un'idea al massimo che ho e poi seguo quello che ho in mente di dire. Io ho notato che nonostante tu non usi un intercalare siciliano, non usi un dialetto nello scrivere, si sente molto, anche se qui parli della Toscana, parli di Firenze, si sente molto la tua sicilianità. È voluta questa cosa, ti ci ritrovi in questa mia... È genetica. È genetica. DNA. Si sente, no, la portiera di DNA che serve, la tua terra comunque ce l'hai dentro. Ma certo, è inevitabile quando parlo di luce perché io vengo dalla Sicilia, ovviamente è lì la luce, i colori comunque sono sempre vividi, è difficile avere un inverno grigio e questo è inevitabile che lo fai come paragone al contrario, da quando vedi delle cose diverse, anche la scultura, il medievale, gli aspetti molto differenti rispetto a quello che insomma era anche l'architettura siciliana, è facile avere un... lasciare che una parte di te, quindi la tua origine, la tua provenienza, venga messa per iscritto, unendola a tutto quello di nuovo che vedi e che vivi. Bello per questo, un confronto. Fatemi un cenno. Allora, a me una delle cose che ha colpito subito è la scelta del numero 5. Ah. I 5 personaggi, questo pentagono di fili che si intrecciano a proposito di chiodi. Mi immagino questi 5 chiodi da cui partono dei fili, si intrecciano e vedo questa figura che sia presente quel gioco che si fa da bambini. Ecco, i rapporti fra i 5 si intrecciano. E la cosa che mi aveva colpito era come questo senso di riscatto per certi versi che c'è in alcuni personaggi. Perché del resto i personaggi sono importanti, ma li lasci molto anche al lettore, no?
e volevo capire un attimo questo tema del passato, quanto può essere passato, no, del loro, no, del tuo. Sono... Allora, i cinque personaggi, il 5 è un numero, non avevo deciso 5, 6, 4, in realtà volevo intrecciare delle storie e far capire che una stessa storia può essere vissuta ovviamente da più angolazioni, da più punti di vista, soprattutto perché la mia esperienza di condivisione, ovviamente sono stata studentessa, ho condiviso diverse case, eccetera, è chiaro che ti influenza la tua quotidianità. Sì, ecco, anche se... E infatti, una cosa che allora mi è venuta in mente è che a me è sembrato, correggimi, che non ci fosse un personaggio principale. È verissimo, e anzi lasci al lettore, non descrivi proprio meticolosamente il personaggio, lasci al lettore l'affezionarsi a un determinato personaggio rispetto a un altro. Non ne hai uno tuo preferito, a volte si leggono libri dove si capisce che chi sta scrivendo il libro è affezionato oppure tende a far passare meglio un personaggio rispetto all'altro. Qui invece lasci veramente al lettore la possibilità di affezionarsi a un personaggio piuttosto che a un altro. Come è nata questa scelta stilistica? Perché mi piace l'idea che chi legge ciò che scrivo possa immedesimarsi e scegliere un preferito, un non preferito, farsi un'idea libera e guidata ben poco da me, autrice. E poi ho cercato di non far sentire la voce narrante così preminente in ogni cosa, e questo se avessi aumentato ovviamente le descrizioni anche dei personaggi sarebbe stato a svantaggio del gioco che volevo creare, che spero di essere riuscita a ricreare, visto insomma la non definizione del genere e soprattutto il non far emergere un personaggio rispetto ad altri. Li ho messi in antitesi per certi versi, anche dentro loro stessi, perché c'è il bene e il male chiaramente nel libro. E questo stesso aspetto non è soltanto, diciamo, per chi è un po' più nero che bianco, per evitare altri spoiler, che qua abbiamo iniziato con un po' di segreti svelati. Allora ho cercato di descrivere o far descrivere delle situazioni piuttosto dei personaggi e lasciando libera l'immaginazione di chi legge, tanto importante rispetto anche a chi scrive. No, molto velocemente, ora che Valentina ti parlava di questo numero 5, no? Della scelta di questi 5 personaggi, mi veniva in mente una cosa che poi è quello che succede, no? Anche nella scrittura, che a un certo punto il testo è come se andasse un po' da sé, no? È come se emergesse da un inconscio profondo e prendesse vita attraverso appunto la penna della scrittrice e dello scrittore. È giusto per solidificare un po', in realtà nell'immaginario, nel pensiero simbolico, il numero 5 è il numero della preconce, è il numero che simboleggia l'uomo. E non è un caso, infatti, che secondo me non è un caso, forse non consapevole, ma non è un caso, che questo sia poi in realtà proprio un romanzo, al di là poi dei contenuti della storia in sé, della vicenda, eccetera, proprio sull'umanità. Cioè un romanzo in cui emerge emergono un po' tutti gli aspetti, no? Che possono, gli aspetti variegati di quella che è l'umanità della persona. Forse mi sono fatto un film, però... No, però anche io. È spiazzante. Collegandomi a questo si può anche dire che leggendolo non si ha la percezione netta se a scriverlo, ora ovviamente si legge nome e cognome, ma se sia un uomo o una donna a scrivere questo romanzo. Quindi anche questo aspetto è molto importante, proprio non... potrebbe averlo scritto un uomo come avrebbe potuto scrivere una donna. Anche questo è stato un po' voluto per non deviare i pensieri dei lettori. Questo è un argomento su cui, diciamo, rifletto spesso. Secondo me l'arte in generale, la letteratura o comunque chi si impegna in qualunque forma artistica non ha cerca di non avere pregiudizi, e quindi anche la scrittura, perlomeno quello che ho cercato di fare io, era di non farmi decifrare da un genere, perché secondo me è una grande libertà riuscire a mettere su carta dei pensieri, a non dire, a prescindere dal discorso della sicilianità che viene fuori, quello è un altro tipo di aspetto, ma il sesso maschio-femmina, perché? Cioè, per lì
dire che magari qualcuno scrive meglio o peggio di un altro, perché per secoli è stato detto così, cioè non ne ho voluto dare spazio a 5 personaggi diversi, anche per questo, per riuscire a lasciar libera non soltanto l'interpretazione e la medesimazione, perché poi credo noi tutti quanti un po' viviamo per immagini, memorizziamo per immagini, e questo aiuta anche a metabolizzare dei concetti più complessi. Quello della scrittura alla fine viene tradotto, mi chiama su leggere naturalmente, in immagini percepibili, e quindi se è percepito che non c'è un genere, ancora meglio. Sì, per esempio una cosa che notavo era questa scelta dei capitoli molto brevi, che ti portano subito uno dietro l'altro e dentro l'altro, e hanno una capacità evocativa molto forte e ti tengono proprio sul pezzo. Ed è una scelta che, per esempio, io ritrovo anche in altri autori prevalentemente maschili, e ti tiene sì molto legata al testo. E un'altra domanda che infatti ti volevo fare è una cosa che mi aveva colpito, per esempio, proprio collegandomi al discorso dei personaggi, che di solito io da lettrice mi scelgo un personaggio, anche quando ce ne sono tanti, diventa il mio preferito e va avanti così fino in fondo. Lì invece, proprio sul discorso del bene e male, poi era spiazzante scoprire che magari ti stavi appassionando a quello che poi invece era più distante da te. Quindi poi ti dovevi assolutamente resettare tutto, cambiamo, ok, allora non è più questo il mio personaggio preferito, oppure forse fa parte di me. E quindi questa è una cosa molto molto intrigante. Un'altra cosa che mi ha colpito: siccome sono di sensi deboli, cioè ho un senso mio debole, noto sempre quando gli scrittori si affidano ad un senso nella narrazione e lo usano. Forse sarà una mia caratteristica, però ho notato che l'olfatto è fondamentale in questo libro. Allora, mentre lo leggevo, provavo proprio a annusarle anch'io tutti quegli odori che dovevano guidarmi nella lettura. Volevo capire se l'avevi scelto, ti era venuto, ti è servito a te per portarti dove poi sei arrivata. Sì, mi è servito perché in questo caso l'ho scelto, l'ho scelto in relazione a quello che doveva emergere piano piano nel testo, e quindi non potevo, la vista sarebbe stata troppo immediata, quindi la percezione poi dei singoli, di 5 personaggi ben diversi uno dagli altri, uno dall'altro, ovviamente aveva bisogno di un senso differente. E quindi non c'è soltanto, naturalmente non ci sono soltanto gli odori, i profumi o i ricordi, ma questa cosa, su questa ragione Elena, perché si parla di sicilianità, io spesso ricordo gli odori di casa mia, del mare, di agrumi e di altre cose molto tipiche, alla fine diventano veramente degli esempi che si riporta anche se non sei stato in Sicilia. Ma in questo caso, mi ricollego anche a Teresa che diceva dell'umanità. In effetti ho cercato di dare di fare una pennellata più o meno sui singoli argomenti che mi premevano, mettendoli sempre un po' in contrapposizione. La narrativa, o comunque il dono della sintesi, come hai detto tu, il dono della sintesi, meno male che è un dono, perché io scrivo in maniera abbastanza sintetica, un po' perché provengo anche dal giornalismo, e quindi questo fa in modo che insomma le cose pregnanti emergano prima delle altre. Poi perché mi piace il ritmo serrato, lo preferisco a delle descrizioni molto lunghe, anche se ovviamente ci sono bravissimi autori e autrici che descrivono in maniera egregia anche una serie. Però in questo caso ho voluto dare un ritmo più che, quindi ho voluto creare un po' degli ambienti legati a dei sensi, e questi sensi ritmati tra loro, quindi collegabili ai singoli personaggi e immaginabili naturalmente. Sì, un ritmo, appunto, hai lasciato spazio all'immaginazione un po' su tutto, perché ognuno può vedere quello che vuole. Abbiamo parlato del 5, però insomma il titolo è 61 chiodi. Come nasce questo? Perché 61, non 60? 1000, ma non troppo. Allora, intanto, Teresa è troppo avanti, ero ben alto, il 5 io proprio, magari inconsciamente l'ho scelto, lei è ovviamente più preparata di me. Per quanto riguarda il 61 è stato un numero che
che mi piaceva per una casualità, in una vecchia casa di Palermo dove ho vissuto, nello sgabuzzino, per l'appunto ho ritrovato un tot di chiavi e di chiodi, più o meno nella totalità, facciamo 61, in questo caso specifico, poi nello sviluppo della storia si vedrà che è ben diverso. Però nasce da lì, da una cosa effettiva che ho vissuto e ritrovato. Non scendiamo nel dettaglio, sennò qui c'è il panico. No, perché anche 61 simbolicamente è un numero. Scusate, 61. La parola è ricevuta. No, a questo punto te lo devi dire. Oh, ormai. No, 61. Sono posseduta quando scrivo, questa è la verità. Sì, è vero, secondo me. 61 è sempre uno, che è il numero della perfezione. Ed è il numero immediatamente successivo a quello dell'umanità. Stranamente, per cui perché sei. Comprate questo libro. Comprate questo libro e spaventatevi perché c'è qualcosa di inquietante. Non l'ho mai messo vivo. Dopo è uscito questo libro è diventata un teatro, una convivenza. Perché lui non faceva casa. No, amiche. Capisci, no? Sì. Uno dice magari nell'inconscio, tanto brava, però occhio. Bisogna sempre fare attenzione. Si sa mai, comunque, no. Andiamo avanti, la domanda qual è? Ah no, toccava. Allora, tu hai scritto questo romanzo quando abitavo a Firenze. Mm-hmm. E ci sono dei passaggi in cui descrivi l'Arno, appunto, nonostante caratterizzata da una estrema capacità di sintesi e con poche descrizioni che si dilungano su particolari, comunque Firenze si vede, si percepisce. Volevo sapere se ti eri trovata a girare per le strade insieme a Stefania. Stefania è un personaggio. Allora, uno dei personaggi del libro si chiama Stefania. Sì, certo, ho girato Firenze in un largo a piedi, naturalmente, col cane da sola, con amici, con amiche, quando mi ha sopportato anche Elena, però... Sì, l'ho vissuta Firenze abbastanza positivamente. E in tutto questo l'Arno è stato anche per me uno spazio di Firenze di relax. Ecco, sì, alcuni angoli dell'Arno, sì. Ovviamente non quelli più frequentati e pieni di viavai, di turisti o comunque di confusione, ci sono degli angoli che sono veramente meditativi, quindi molto tranquilli, molto stai lì con te stesso. In quel caso con me stessa, allora, pensavo, ma potrebbe essere una bella parte del libro. Sì, mi sembra pensosa perché volevo capire. Ecco, quindi i luoghi sono tanti, ci sono tanti elementi di realtà. Sì, sì. Sì, sì. E poi però c'è questa nota di noir, diciamo, senza andare troppo nel dettaglio. È in realtà anche quella, è successo. Quanto ti ha chiesto? Quanto hai dovuto studiare, approfondire, per scrivere quella? Cioè, quanto appartiene alla tua vita o è in realtà una cosa strumentale alla narrazione? Purtroppo ha ragione in parte anche perché alcune cose scritte nel libro mi sono successe realmente, ho conosciuto delle persone che non vi dico se no veramente il libro ve lo svelo, che hanno un ruolo fondamentale, un ruolo non proprio limpido. E ho conosciuto delle persone che si occupavano di quella materia, che quindi mi hanno spiegato un po' come funziona, ho parlato, ho fatto delle domande, ovviamente ho vissuto per un periodo, era in vacanza in realtà, ma ospite di questa persona che mi ha un po' illustrato come funzionano alcune cose e mi guardi con terrore. E quindi c'è una parte di realtà, ovviamente penso in quasi tutti i libri e di tutti gli scrittori, cioè c'è sempre un pensiero che magari nasce da un'esperienza, da un'idea, da piccole parti reali, poi il resto è fantasia naturalmente, perché sennò vado in giro.
Non lo so, una volta di qua. No, non mi conto, è perché lei fa due, un tango, capito? Allora tu hai lasciato spazio alla fantasia, ognuno si poteva affezionare al personaggio che più preferiva. Io durante la stesura del libro ti ho sentito parlare un po' con tutti i personaggi, erano praticamente sempre presenti in casa nostra, la Sif, tutti, insomma, un via vai continuo, non peggio poi nel piccolo periodo, infatti mi sono ammalata e ho seguito poi all'ospedale ci sarà quindi un personaggio, uno, che è rimasto più nel cuore a Simona Merlo e che magari vedremo in un futuro libro. Posso dire che c'è più di un personaggio che mi è rimasto nel cuore. Tutti e cinque. Ce ne sono... Come? Tutti e cinque. Non proprio. Diciamo che tre sicuramente nel seguito di questo libro che è già insomma, in parte scritto, quindi forse vedrà la luce, vedremo. Secondo me un seguito è necessario. Sì. Ora infatti vado un po' in ferie. Quindi peggioriamo la condizione di Elena per scrivere un altro libro, no? La tua domanda era su quale personaggio. Qual è il personaggio? No, non ce n'è uno. Ci sono diversi personaggi che mi hanno interessato perché per l'appunto volevo analizzare alcuni aspetti dell'umanità facendo parlare questi personaggi e sono rimasti, diciamo, i protagonisti, chiamiamoli fondamentali fino alla fine. Questi probabilmente potrebbero diventare nel seguito del libro centrali nella trama, negli intrecci successivi. Lo passa da lei? Mi guardo così. No, perché effettivamente io sono sempre stata una persona molto scettica, no? Sul ruolo del bene e del male, però effettivamente leggendo questo libro Simona mi ha convinto. Sono anche successe poi dopo la lettura di questo libro, no, ora senza arrivare alla mia... Però insomma ho iniziato a vedere la vita differentemente e quindi per questo io ti faccio veramente complimenti, perché se hai convinto anche una persona scettica come sono io su queste cose, lo sai che io adesso quando sento cadere qualcosa al piano di sopra salto in aria come se... Quindi insomma in questo sei stata brava. Come credete voi? Se volete spaventare qualcuno? Questo è il libro. Me lo dite, vengo a casa vostra. Allora. Io non ho più chiavi attaccate a un muro. Perché? Ma metto un po' di disagio, diciamo. Senti, a me una cosa è dispiaciuta. Perché poi, cioè, vedo che sono severa, sennò sembrava vento. A me una cosa è dispiaciuta è che non ci sia... questa empatia, solidarietà tra i personaggi femminili di questa storia, tra loro due, sì. Per io purtroppo è una cosa questa che no, però no. Non è questo, se ci pensi no. Ora come dire, no, i personaggi femminili non sono uguali, no. I due personaggi naturalmente una prova qualcosa, sì. L'altra prova l'opposto, sì. E quindi l'empatia c'è da una parte, è per questo che non funziona la solidarietà, ma come anche i personaggi maschili hanno questo aspetto, sì. C'è una circolarità, sì. Che porta da un punto a un altro. Quel pentagono di fili che si intreccia, però lui è... Ma poi è perché poi è... Sai, in un tutto questo amore, affetto, no? Si vuole scannare. Ci sono delle pagine molto sensuali di amore, anche insomma, descritte in maniere non da 60 sfumature di grigio, 50 sfumature. Facciamo 61. 61 sfumature di grigio, però insomma, sono quindi anche quell'aspetto che tu descrivi sempre molto bene della sessualità, torna anche in un sì. Meno male, si devono divertire un pochino per questi ragazzi, se no... Ecco, Teresa, subito, vai. No, volevo... che parecchia mi ispira. Volevo riagganciarmi a me. In realtà, la cosa che mi è piaciuta molto è stata la capacità di Simona di raccontare delle relazioni intense tra questi personaggi, ma delle relazioni estremamente realistiche. Non senza piaggeria e senza necessariamente, anche laddove c'è la relazione d'amore, l'amicizia, eccetera, ma in realtà si avverte sempre che in profondità c'è qualcosa di stonante. Quindi ci porta dentro ad una realtà
che ci piacerebbe non ci fosse, no? Ci piacerebbe non vedere, ma purtroppo troppo spesso ce l'abbiamo proprio intorno. Sì. Per esempio, i tre personaggi dei tre maschi, per esempio, sono proprio limpidi. Sono limpidi e sono molto reali e realistici, tutti e tre. Ognuno con le sue caratteristiche diverse, c'è l'ingenuo, c'è l'insoddisfatto e sconfitto, c'è quello che invece lotta. Quindi, secondo me, per esempio, quello che dicevamo, non è, lei tratteggia il personaggio lasciandoti libera di vederlo, però i confini lì sono netti. E questa cosa è bella perché poi riesci a metterci dentro dei colori da delle tonalità ben precise. È anche una cosa difficile. Molto difficile, sì, molto difficile. Ora, come posso continuare con queste parole? Mi sono emozionata. Altro tratto tipico di Simone in questo libro, che credo se l'avete letto, l'avete notato, è che lascia sino alla fine la suspense. Cioè, sì, all'ultima pagina, ogni pagina pensi che succeda un qualcosa, ma in realtà in quella dopo succede tutto l'opposto di quello che ti sei immaginato nella pagina. Ma come la risolverà? È stata, cioè io sì, tutto il tempo come è stata, cioè io ho iniziato a leggere il libro in spiaggia e ho finito diciamo a Prata. A Prata. Perché per fortuna riesco a leggere anche in macchina, quindi ho iniziato a spiegare e non ho mai alzato. A un certo punto è finito. E perché la domanda era come ne usciamo? Questa è una capacità strepitosa, molto bella. Di tenere alta la curiosità tantissimo, sì. E secondo me il capitolo corto funziona benissimo. Posso dire una cosa? Certo, che ho notato. Tutto quello che sì. Il noir io lo trovo anche nella profondità dei personaggi, cioè te parli anche l'inconscio, sempre e comunque. Sì. Giusto? Sì, in alcuni casi per forza. E quindi questo emerge. Comunque di ragionamento tra sé e sé, di qualcosa che fai, nemmeno ti rendi conto che fai, anche la percezione che hai delle altre persone. Certo, anche il personaggio che poi ammalerà, quello in particolare indaga molto se stesso attraverso questo processo. Sono due indagatori diversi, due dei tre personaggi maschili. Uno ovviamente indaga più dentro di sé perché ha capito di aver commesso anche degli errori verso se stesso in più modo. L'altro è più, se vogliamo, pragmatico, più pratico, che finché non si accorge di alcune cose va avanti come un treno, poi si rende conto anche lui, allora deve rianalizzare e esaminarsi un pochino, perché è chiaro che se certe cose non funzionano nella tua quotidianità prima o poi emergono. Quindi anche dalla parte più profonda di ognuno di loro. Sì. Non ha questo, va bene. Vabbè, e questa è la cosa bella, poi in realtà secondo me c'è una grande cosa bella, ma questa è particolarmente interessante, il fatto che questi personaggi, per quanto non siano esplicitati in maniera eccessiva, ti chiamano continuamente a metterti in discussione, così come fanno loro, anche tu lettore o lettrice sei chiamato continuamente a mettere in discussione quello che hai capito, quello che hai pensato, quello che credi, no? di sapere, ed è questa discussione continua. Io credo che un'autrice che riesca a fare un lavoro del genere sia veramente da applaudire, perché è una cosa molto difficile, secondo me, fare questo con la scrittura. C'è anche un altro aspetto fondamentale del libro, che è il potere che in questo caso, e come spesso succede anche nella vita reale, prende le sembianze del male. Come hai strutturato questo aspetto? Il potere, c'era chi diceva il potere logora chi non ce l'ha. Il potere l'ho analizzato sotto diversi aspetti. E uno degli aspetti è ovviamente la correlazione col male, il legame che ha con gli aspetti più negativi, più bui, più neri dell'essere umano, il fatto che ci
insomma, cioè, ci può essere il potere in sé sulle persone, allora la gioia buia di voler dominare gli altri, poi c'è il potere ovviamente del denaro, ci sono tanti aspetti, si può interpretare in diversi modi. Quello che volevo sottolineare era quanto chi è debole può essere sopraffatto da chi è più forte, quindi quanto in questo caso il potere sia proprio nella risposta degli altri di danno. Se non c'è schermo tra te indifeso e il male, o una parte del male, o di chi vuole manipolarti, è chiaro che poi è facile arrivare a un risultato negativo. E questo era quello che volevo un po' indagare. Sì, del resto tutti i rapporti sono rapporti di potere e di prepotere, no? Di prepotenza. Quindi anche fra i cinque si gioca questo gioco di rapporti di potenza e prepotenza. Per esempio, io ho provato, io l'ho letto due volte, e la seconda volta forse mi è piaciuto anche più della prima, perché la prima c'è quell'ansia di capire insomma come va a finire, la seconda che già lo sai, riesci a apprezzarne altre cose, e siccome sono una scettica, tu questo lo sai benissimo, ho provato a leggerlo come se, e lì quindi collega a te, non fosse tanto quel noir, ma un racconto sull'inconscio, cioè alla fine i personaggi ci appartengono tutti anche nel loro aspetto più negativo, nel loro lato più oscuro. E quindi sì, e quindi poi lasciando, diciamo, in secondo piano la soluzione dell'enigma del giallo, del noir, la cosa che mi ha appassionato è questo senso d'appartenenza all'oscurità, poi, che nel momento in cui lo ammetti già ci fa un po' di luce, no? L'oscurità ce n'è tanta. C'è tanto oscurità. Ma no, si sente? Sì, più forte della mia voce. No. Sai, qualche volta io sono anche un po' provocatore. Sì, sì. Anche magari la difesa da ambienti spesso molto femminili, e quindi devo cercare di provocare un po'. Mi sembra di assistere ad un dibattito tra coloro che hanno letto molto approfonditamente il libro e che esclude un po' chi il libro non l'ha letto. Francamente, io francamente ho capito che è un giallo, è un noir, però sì, ma non è neanche poi troppo un giallo. Ci sono cinque personaggi, che però nessuno è un vero proprio personaggio. Non ho capito, forse ho capito, i personaggi sono i 61 chiodi, immagino che sia l'elemento centrale forse, no, della vicenda. Gli altri, i cinque, appunto, è un pentagono all'interno del quale ci stanno probabilmente questi chiodi, no? Sentito che si sentono molti odori, che si sente la tua sicilianità, ma questo libro o di che parla? Per quale ragione io dovrei leggere questo libro? Sarò costretto chiaramente dall'Antonio, questo è un dato di fatto, però, ma liberamente, perché dovrei scegliere? Di cui, francamente, fino adesso io posso dirlo, ci ho capito, non ho capito. Diciamo una volta di chi mi ha fatto l'intervista al momento, mi hanno fatto delle domande troppo tecniche. No, di chi ha letto il libro, l'ha molto apprezzato e vuole andare ad approfondire le tematiche con l'autore. Però in questo modo, francamente, chi non ha, poi magari sono soltanto io, ma chi non ha letto il libro si sente un attimino un po' escluso, diciamo. Ecco. Non è che voglio che mi racconti la trama, però. La trama di un se vogliamo. Non è la presentazione di un libro, è un dibattito su questo libro. Vabbè, cerchiamo di porre di meglio. Questo momento un po' lo trasformiamo in una presentazione più classica. Allora, giusto per l'appunto, chi non l'ha letto, chi non ha letto neanche la quarta di copertina, diciamo che sono cinque protagonisti in questo, tutti giovani, abbastanza giovani, che vivono sotto lo stesso tetto e si trovano ad affrontare la morte di uno di questi protagonisti. Uno di questi cinque protagonisti muore per cause sconosciute, naturalmente, c'è lì, si sviluppa da lì tutta una riflessione dei singoli protagonisti su chi è per cosa l'ha fatto, su come è stato fatto, su chi poteva voler male la persona che è morta, tutte le dicendo. E ovviamente lo sviluppo si intreccia tra i pensieri di ognuno
è quello che emergerà alla fine dalle indagini. In particolare ci sono, ovviamente c'è un commissario che fa le indagini, ci sono due dei protagonisti, dei tre protagonisti maschili che continua le indagini per proprio conto, quindi svilupperà una strada alternativa rispetto alla soluzione del commissario. Poi c'è un'ambiguità nei ruoli femminili, ecco, nelle protagoniste femminili ovviamente ci sono dei dubbi, perché bisogna capire. È uno dei cinque, ma in questo momento se dico chi ovviamente si perde quel gioco è uno dei cinque, ovviamente, che vive sotto lo stesso tetto. E quindi c'è un'analisi, come dicevamo in precedenza, della vita dei singoli protagonisti, perché bisogna un po' capire che cosa hanno fatto, dove hanno vissuto, perché si differenziano tra di loro. E alla fine, intrecciando i vari interessi, che non sempre per l'appunto, quando del potere, sono limpidi, emerge la motivazione che ha spinto qualcuno a fare qualcosa, ecco, qualcuno a uccidere qualcun altro. Questo più o meno è la sintesi, senza poter dire di più, perché sennò insomma c'è naturalmente chi ha letto tutto, ma chi vuole approcciarsi, e poi non ti fare convincere, Antonio, cioè, se lo vuoi leggere, leggi, perché ti ho convinto io, assolutamente. No, poi tu anche sei una garanzia per te. Però è sempre colpa di Antonio, gli vediamo che basta. Basta. Posso dirti io qualcosa? Certo. Grazie. Allora, io ho letto il libro anch'io tutto d'un fiato. Ho letto anch'io il libro tutto d'un fiato. E mentre lo leggevo io mi vedevo il film. Nel senso che ha davvero, così, mi ha causato nella mia, una visione. Ecco, a me sembrava di vedere, di esserci, di essere in quella casa, di parlare con loro, di conoscerli. E una cosa mi ha lasciato molto triste, che tra loro c'era l'incomunicabilità. Erano soli vivendo in cinque, insieme, e tra di loro però non si erano create delle relazioni vere. Certo, degli intrecci amorosi. Mi sono anche scritta, lui è andato con lei, lei è andato con, quell'altro è andato con, e quell'altro è andato con. Cioè, la relazione amorosa è avvenuta, ma su quali sentimenti... Io l'ho immaginato, perché non li descrive, li lascia liberi di agire. E questa è stata per me una lettura nuova, no? Perché è un modo nuovo di leggere. E poi c'è stato il giallo nel giallo, il noir nel noir. Io ho perso a un certo punto sui libri, io annoto a matita un sacco di mie idee, di mie annotazioni, anche perché poi io volevo scegliere il pezzo che più mi rispondeva, ma anche che più mi significava il libro. E io avevo scritto tutte le mie cose e a un certo punto non ho più trovato il libro, e allora a chiedere a chi l'avessi dato, per me è stato il giallo, no? Perché mi mancava l'aria, io lo volevo il mio libro, ma con scusa, quello che l'ha preso lui, no, no. E io mi ero affezionata a sto libro e volevo riprendere alcune parti che avevo segnato, perché me le volevo rileggere, me le volevo risistemare. Ma poi l'hai trovato. Le parole, anche il pezzo che ho detto, no? Risistemarle nella testa mentre le leggi una dietro l'altra, capisci il messaggio ma non le vivi ancora. Ecco, a me è mancato, perché l'ho ritrovato pochi giorni fa felicemente e ho dato un urrà, urrà e viva e viva a tutte noi. E questa cosa mi ha rallegrato molto, perché ora posso ricominciare il mio secondo cammino, che è quello di vivere le parole e di viverlo, ecco. Non che non l'abbia vissuto la prima volta, ma siccome mi piace riprenderlo, eccetera. Ecco, il sentimento della solitudine che viviamo è chiaramente... taglia come un fil rouge tutto il libro, perché davvero ci accompagna e ci fa capire che porta alla tristezza la solitudine. Ci fa capire che la solitudine porta alla tristezza e porta al non bene, porta al male e porta alla morte e a quello che dietro a questa morte c'è. Andatevelo a scoprire, perché è un mondo che ci fa un po' paura ed è molto sconosciuto. Non ho capito. Non sempre, però, la solitudine fa questo effetto. No, per carità, in questo libro sicuramente Simone ha calcato un po' la mano su sta roba.
E ovviamente per farci riflettere anche, e quindi diventa un po' una pietra di paragone questo libro. E sono d'accordo anch'io che questi cinque assomigliano molto a cinque ceffi dell'umanità, siano essi donne, siano essi uomini. E la mia, concludo facendoti una domanda, parlami di Nazif, che a me aveva affascinato all'inizio. Dopo un po' però non ci vediamo. Dopo un po' aiuto. Avevo anche dei dubbi. Quando c'era l'indagine ho detto, oh mamma mia, e sono frutto dei miei stereotipi oppure no? Questi dubbi. Me lo vedevo bellissimo, no, bellissimo. Bellissimo. No. All'inizio sì. All'inizio era proprio il classico. Solo perché è bello e impossibile. Sì, l'hai detto bene, Antonia. L'intenzione era un pochino di sottolineare quanto i pregiudizi, i pensieri prima. I pensieri che ognuno di noi ha possono influenzare naturalmente la percezione reale o meno della persona. Invece volevo chiedere a chi vuole delle due di... Lei la lettrice attenta. Una domanda prima. La domanda è in riferimento appunto, per modo da coinvolgere in maniera un po' differente sul libro. Se tu dovessi consigliarlo, diciamo, una domanda al contrario, a una persona che non ha... mai letto, cosa gli diresti, perché lo consiglieresti? Se vuoi passo a Elena, no, io sì, passo a Elena. Io lo consiglio, ora, solo due parti, perché sono la sua gente, potrei dire, perché almeno vendiamo tanti e siamo tutti più contenti, no, vale la pena. Io credo che dalle descrizioni che abbiamo fatto, ovviamente un noir non si può descrivere poi più di tanto, perché va a perdere veramente tutto la suspense che invece Simona ha lasciato tutto il libro. Quindi abbiamo cercato di, senza svelare troppo, di far capire almeno il tipo di scrittura, l'ambientazione, il tipo di sensazioni che si provano a leggerlo. Io credo che più di questo, ovviamente oltre alla trama che Simona ha spiegato, si possa dire ben poco. Io posso farti una domanda? Cioè, posso chiederti una cosa? Dunque, io anche io ho letto ovviamente del libro di Simona, l'ho trovato bellissimo, e anch'io come te sono una lettrice abbastanza difficile di gusti, ecco. L'ho trovato anche molto stringato e sintetico, il tipo di narrativa che piace a me, soprattutto di Catanese. Se devo essere sincera, a parte questi cinque personaggi di cui abbiamo parlato, secondo me il vero protagonista del tuo libro, dimmi se sbaglio, è il demoniaco. Può essere? E questo non lo volevamo. Ti volevo chiedere una cosa, io ho parlato di mondo scuro, io che vivo qui a Siena, no? E come te che sei di Siena, no? So quanto questa città è legata davvero al mistero, no? Per cui non c'è una strada, non c'è una piazza, non c'è una contrada che non abbia i suoi palazzi, no? Dove ci si sente, no? Qui si dice così. Cioè dove ci sono delle storie raccontate la sera, eccetera, no? Su appunto il demonio o comunque i diavoli. Penso a Palazzo dei Diavoli, a Palazzo Bianchi, qui a Siena e anche nelle campagne intorno, no? E anche a Firenze, ovviamente. Io voglio sapere, una persona che non è di qui o che non è nata qui, come l'ha accolto questo, tra virgolette, demoniaco di questa città che invece è più legata di solito al palio, no? Alla festa, ai colori, eccetera. Comunque molti altri romanzi sono stati ambientati qui, io penso a Fruttero e Lucentini, il palio delle Terre Morte e vari altri che adesso in questo momento mi sfuggono, ma insomma ecco. Ragazza del palio. Bravissima. Questo ecco, lo volevo sapere, una persona che ovviamente viene da un paese del sole, un paese insomma che dove c'è tutt'altro ambiente di vita. Il paese sarà anche del sole, ma, ma il nero c'è ovunque. Le sfumature colori sono più o meno, io credo che in tutto il mondo insomma, riconducibili a delle categorie abbastanza
semplificando, comunque delle categorie abbastanza semplici, perché come ha detto Elena prima, il male e il bene, in quale posto non si trova? È una, magari ci sono dei posti che favoriscono la fantasia in un certo senso, ma sicuramente le parti molto scure, anzi è molto, molto se ne parla, soprattutto dove vivo io, sono all'ordine del giorno, quindi questo aspetto lo descrivo per combatterlo, ecco, per forse allontanarlo da me, ma credo che ci sia un po' in tutte le città. Poi è chiaro, qua si chiama in un modo e magari a Palermo o in altre parti del mondo si chiama in un altro, ma alla fine le oscurità credo che facciano parte del nostro quotidiano. L'importante è riuscire a scegliere sempre la parte un po' più giusta e riuscire un pochino a contrastarle con l'operato quotidiano. Io magari provo a farlo con la scrittura. La domanda a chi consiglierei questo libro? A due tipologie. Agli amanti del genere e da sé, ovviamente, no? E poi a chi ama genere, questo tipo del genere noir, sì. E anche a chi vuole provare una scrittura interessante, intrigante, essenziale, veloce. Ecco, questa secondo me veloce, accattivante. Secondo me è proprio la cosa che. Cioè, la trama c'è tutta, è bellissima, ti tiene su, però la qualità della scrittura, secondo me, è l'elemento dominante. Giusto, per me, da lettrice, mi sento di dire questo. Brava, bellissima. Per chiudere, poi se ci sono altre domande, ci sarà un 62 chiodi? Ci sarà il 1000 chiodi. 1000 chiodi, ma vale io l'ho ribattezzato, no, cioè io l'ho mutuato, vero? Sì, mia zia non riesce a imparare il titolo, vabbè, anche abbastanza. Non riesce a entrare il titolo di 61 chiodi, non le entra in testa, quindi mi dice sempre: ah, come è il tuo libro 1000 chiodi? Valentina questa cosa piace tantissimo e mi dice che lo devo, mi fa una critica perché a lei 1000 chiodi in effetti piaceva di più, però andava meno un quel discorso. Poi qui a Siena non sono di sera, però qui a Siena usate quel detto roba da chiodi? Quindi c'è questa cosa dei chiodi che tu c'era una domanda. Io volevo fare la domanda all'autrice, non ho letto il libro, la trama l'ho conosciuta qui sentendo bene parlare. La domanda all'autrice è: si spaventa mai di quello che scrive? Cioè, in questa occasione non le è capitato di dire: oddio, ma io cosa sto scrivendo? Non è sempre, non succede sempre, non succede sempre con la stessa intensità, però in alcuni casi sì, me lo sono. E questo mette in discussione con se stesso. Grazie. A me richiamava davvero uno stanzino, no? Io quando lo leggevo pensavo a quello stanzino che avevo in casa mia da piccola, dove venivano messe le chiavi, poi mio padre aveva dei richiami per gli uccellini, no? Qui per il capanno, no? Per andare a cacciare. Quindi io lo vivevo come la stanza più terribile della casa e alle volte, purtroppo, lo dico, anche insomma non è bello, però lo dico, ci venivo rinchiusa dentro quando facevo delle cose, delle monellerie, per cui io quando leggevo questo libro veramente continuamente pensavo a quella stanza della mia casa. Noi abbiamo infatti cambiato casa avevamo lo stanzino e dopo aver detto questo ho deciso di trasferirmi direttamente a Siena, avevo gli incubi, no, si spaventava lei di quello che scriveva, ma io mi spaventavo di quello che ogni sera mi faceva leggere perché non sapevo più che amica avessi accanto. Comunque, detto questo, io vi ringrazio. Ci potete seguire sulla pagina Facebook di Simona Merlo, c'è l'hashtag adotta una scrittrice, perché può servire se ci sono altre domande prima di... Adotta una scrittrice è il nostro hashtag, perché ce n'è bisogno, c'è un po'. E ringrazio come sempre Filippo, perché siamo veramente a casa. No, sono io a ringraziare voi, approfitto sì per concludere, ovviamente ringraziando e facendo complimenti a Simona. E avere qui ospite il Centro Culturale Maramone per il mio orgoglio, per cui veramente grazie, come ha detto Teresa all'inizio, siete sempre le benvenute. E niente, concludo semplicemente facendomi un po' di promozione, perché la prossima settimana abbiamo un altro incontro sempre più organizzato dal centro,
con la presentazione del libro di Cinzia Francioni, che è lei, effettivamente, e quindi ovviamente siete ovviamente invitate a partecipare, a conoscere le poesie. Giovedì 5, vero? No, giovedì alle 5 era ieri, invece il 12 sempre, sempre il libro. Oggi è venerdì 6. Grazie. Ma 5 ormai è diventato di nuova. Grazie a tutti di essere venuti.